Tanto vedo rosso. Execution. Allora, siamo qui con Ambra, la sorella del nostro compianto Livio, era un nostro socio, un grande modellista, ma soprattutto è stato un amico, e a lui abbiamo voluto, essendo un grande modellista, dedicare questa sala che abbiamo allestito proprio nel periodo che il nostro Livio è venuto a mancare. Ambra, prego. Allora, prima di tagliare, volevo ringraziarvi tutto l'affetto che avete dato a Livio, che proprio per lui venire con voi a passare il 25 aprile era il massimo, non se lo scordava mai, era proprio passare la giornata con voi, qualche cosa che qui tenevo molto. Allora vi ringrazio di tutto il cuore dell'affetto che gli avete dato. Grazie, e ne prego tutti per ricordarlo. Benvenuto nella sala Livio Francini. Abbiamo a posto appunto la targa. Devo fare un bacetto a lui piuttosto. Certo. Grazie. E abbiamo la targa per ricordarlo. Grazie. Sempre con noi. Allora, posso dire una cosa? Che certo. Io che Livio l'ho frequentato 40 anni, che giocavamo con i treni insieme, in nostra tenera età, dall'adolescenza in poi, il soprannome suo era il capostazione. E beh, ce l'ha fatta a diventare capostazione, perché capostazione postumo di la stazione di Suno. Avremmo voluto aspettare un po', purtroppo. Però ecco, infatti quando sono andato al cimitero l'altro giorno con Ambra, ho detto, senti capostazione, tutto a posto, ho detto Livio. E beh, ecco, è capostazione, capostazione. Lo è diventato. Grazie a voi, grazie ragazzi.